Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag assolutamente estivo perché farò il tag dei costumi, quindi il bikini tag. In realtà ho visto su YouTube che ci sono due tag di questo genere. Uno è proprio il bikini tag e ha delle domande specifiche a cui rispondere, e poi ce n'è uno che si chiama i miei costumi da bagno, che invece è un tag libero, quindi in cui si fanno vedere semplicemente i costumi. Siccome io volevo farli tutte e due, ho pensato di integrare i due tag, quindi di rispondere alle domande del primo, quindi del bikini tag, però anche poi alla fine di farvi vedere tutti i miei costumi, quelli che non vi ho fatto vedere magari nelle risposte. Cominciamo subito, però altrimenti viene un video lunghissimo. La prima domanda è: il tuo costume preferito in assoluto? Sicuramente è questo. Questo è il mio preferito in assoluto. Ha il suo laccetto che va dietro al collo, così, e poi ha questi colori che mi ricordano proprio il mare, perché questo azzurro così, con queste tonalità un po' più chiare, un po' più scure, davvero mi ricordano il mare. Inoltre mi piace tantissimo questo cerchietto, diciamo, che c'è in mezzo, perché veramente secondo me va proprio a valorizzare la parte di sopra e mi piace tantissimo. La parte di sotto è un pochino più semplice perché è semplicemente uno slip azzurro con i bottoncini qua. Però sicuramente la parte di sopra di questo costume è quella che lo rende veramente il mio costume preferito. Quindi questo è quello in assoluto che mi piace di più e che indosso più spesso e più volentieri. Seconda domanda: il costume più particolare e colorato che possiedi? Io credo che sia questo, perché questo sicuramente è il più colorato che io possiedo, perché questo qui è molto colorato, vedete, ha uno stile un po' tropicale, così con tutti questi colori sul rosso, sul verde, sul nero, sull'arancio, è veramente un colore molto particolari, delle tonalità molto particolari. Dietro si allaccia, quindi qua si allaccia dietro con un nodo, e ha davanti appunto il laccetto anche così. Quindi questo è un modello simile a quello di prima, quindi con il laccio dietro al collo, e la parte di sotto è uno slip, anche questo tutto colorato in questo modo. Ma la particolarità che ha questo costume è un accessorio, che è la gonnellina da mare, che è questa qui. Questa è la gonnellina che si associa al costume e mi piace veramente tantissimo. Io quando ho comprato questo costume l'ho fatto praticamente per questa gonnellina che si poteva unire al costume, perché la trovo veramente una cosa molto originale e molto carina. Poi ve l'avvicino, vedete, qua c'è anche il fiocchetto così, ed è veramente una cosa che mi piace tantissimo. Sicuramente questo è quello più colorato che io possiedo, perché ha una serie di colori e questo stile un po' tropicale, che insomma lo rende un po' particolare, poi soprattutto per quell'accessorio. Andiamo avanti. Il costume per un'abbronzatura perfetta. Dunque, partiamo dal presupposto che io un'abbronzatura perfetta non ce l'avrò mai, perché ho un'intolleranza solare e quindi io non potrò mai avere un'abbronzatura perfetta, anzi in realtà non potrò mai avere un'abbronzatura proprio in generale, però siccome comunque ogni tanto piace anche a me andare al mare, diciamo che faccio come posso e cerco di mettermi dei costumi comunque che possano in qualche modo valorizzare. Comunque, secondo me potrebbe essere questo il costume per un'abbronzatura perfetta. Questo è un costume, diciamo, abbastanza minimale, nel senso che è un costume a triangolo fatto in questo modo con i laccetti, e anche la parte di sotto è molto molto minimale, perché comunque ha sì lo slip, però poi ha i laccetti, quindi diciamo che è molto sgambato, molto aperto come costume, quindi sicuramente lascia più spazio vuoto possibile per potersi abbronzare. Però è ovvio che con un costume l'abbronzatura perfetta non si può avere, perché comunque il segno del costume in qualche modo rimane, quindi insomma non so bene cosa si intenda per abbronzatura perfetta, ma insomma mi viene da rispondere con quel costume. Andiamo avanti. Il costume che ti ha deluso di più?
Questo è il costume che mi ha deluso di più. Allora, la parte di sopra mi piace, perché la parte di sopra comunque mi piaceva con questi colori un po'. È un po' scuro forse, però comunque mi piaceva il fatto che ci fossero queste righe. Solo che io quando l'ho comprato chiuso, sigillato, perché non si poteva aprire. Quindi c'era lo slip sotto, piegato, e questo costume, questa parte di sopra fatta così. Io non mi ero accorta, ovviamente non potendolo aprire, che il costume di sotto in realtà è un perizoma. E quindi io non li porto. E questo mi ha deluso perché ovviamente se io volessi portare questo costume dovrei o comprarmi un costume marrone, però della stessa tonalità da mettere sotto a slip, oppure niente, non lo posso mettere, oppure lo dovrei portare spaiato con un altro colore, non lo so. Quindi diciamo che non ho ancora trovato il modo di sfruttare la parte di sopra, e sicuramente è stato il costume che mi ha deluso di più perché appunto mi sono accorta che il modello della parte di sotto era a perizoma e non a slip, e quindi insomma sono rimasta delusa. Il costume più low cost che possiedi, tutti i miei costumi sono low cost. Devo dire la verità, io i prezzi nemmeno me li ricordo perché sono costumi comunque che ho comprato un po' di tempo fa, non ho comprato costumi di recente. E quindi niente, sono tutti low cost, tutti quelli che vedete, non ce n'è uno in particolare. Il costume più costoso, ecco, sono tutti low cost, come vi dicevo, e quindi non ce n'è uno particolarmente costoso. Diciamo che in senso generale, forse quello che ho pagato di più è quello che vi ho fatto vedere prima con la gonnellina, tutto colorato, perché comunque appunto era un costume un po' particolare, aveva questo modello con la gonnellina e quindi forse l'avevo pagato un po' di più, però in realtà non tanto di più, ecco, perché sono tutti low cost i costumi che ho. Il costume che porteresti con te se avessi solo uno spazio in valigia, sicuramente il mio preferito, quello che vi ho fatto vedere prima, questo qui sull'azzurro, è quello che io mi porterei se avessi solo uno spazio in valigia, perché comunque è quello che mi piace di più e che quindi vorrei avere con me. New entry, ecco, io prima vi ho detto che quest'anno non ho comprato costumi, in realtà guardando qua mi è venuto in mente che sì, in realtà quest'anno ho comprato questa gonnellina. Questa è una gonnellina costume, quindi la parte di sopra può essere, diciamo, quella che preferite, quindi può essere nera, può essere colorata, come volete, potete assolutamente abbinarlo come volete. Io ho comprato solo questo pezzo perché comunque avevo altri pezzi sul nero da abbinare e ho comprato questo che è questa gonnellina così con le frange, però sotto ha il suo costume, quindi sotto ha lo slip, quindi un normalissimo slip nero sotto. Spero che riusciate a vedere qualcosa. Ci provo, faccio del mio meglio. Ecco, sotto c'è lo slip fatto così e poi sopra c'è appunto la gonnellina con le frange. Quindi questa è la new entry. Mi sembrava una cosa originale, particolare, che comunque volevo provare a mettere in spiaggia e soprattutto volevo una cosa che potesse andare un po' bene con tutti i colori. Siccome il nero comunque più o meno sta bene con tutto, a parte con qualche eccezione, però insomma volevo provare questa cosa. Ultima domanda. Tropical, sport, romantic, chic, quale stile ti rappresenta di più quest'anno? Mostra un costume. Dunque, quest'anno io mi sento abbastanza tropical, quindi direi che vi faccio vedere quello che vi ho anche già fatto vedere più volte, però è questo, quello tutto colorato, stile tropicale con la gonnellina. Quindi io quest'anno mi sento proprio di questo stile, quindi penso che quest'anno metterò abbastanza spesso questo costume perché appunto mi rispecchia di più. Quest'anno mi sento così colorata, fiorita, tutta insomma in una fase nuova della mia vita, quindi mi sento un po' così rappresentata da un costume di questo genere. Le domande del tag sono finite, però volevo farvi vedere ancora due costumi che non vi ho ancora fatto vedere e che sono anche quelli più vecchi che ho. Quindi diciamo che posso aggiungere io una domanda a questo tag e farvi vedere il costume più vecchio che ho, che in realtà in questo caso sono due. Uno è questo,
che ha sempre su sfondo nero, perché io una volta portavo tantissimo costumi neri, quindi questo è molto semplice, è a fascia e poi se volete c'è l'accetto da mettere intorno al collo. Io però questo lo portavo spesso a fascia perché in questo modo evitavo appunto il segno del costume e dell'accetto sul collo. Quindi questo così, molto semplice e ha il suo slip uguale. Sempre così con i fiori sul nero. Questo in realtà è il più vecchio che ho, però devo dire che mi piace ancora parecchio come costume. E poi un altro costume che è uno di quelli più vecchi che ho è questo, sempre nero, che ha questi brillantini argentati così. E anche questo devo dire che mi piace molto perché è molto luccicoso. Sapete che a me piacciono le cose che brillano. Quindi questo costume così davvero l'ho trovato molto carino e l'avevo comprato anni fa. È veramente quello più vecchio che ho, è tantissimo tempo che non lo indosso, però continuo a tenerlo perché comunque mi piace. E anche in questo caso la parte di sotto è un normalissimo slip nero, praticamente uguale a quello di prima e non ha nulla di particolare. Però la parte di sopra davvero mi piaceva molto e mi sembrava un po' particolare, un costume un po' elegante se vogliamo. Quindi insomma ragazzi, questi sono tutti i miei costumi. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete tanti costumi. Io vi taggo tutte le persone che vogliono far vedere i loro costumi e vogliono far vedere i loro bikini. In questo caso credo che sia un tag più femminile, però se ci sono comunque anche dei maschi che vogliono far vedere i loro costumi, perché no? Penso che potrebbe essere anche una bella idea, un'idea carina. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.